Ciao amici di Cuoci Cuoci, oggi cucineremo qualcosa insieme. Anzi, io cucinerò qualcosa per voi. Faremo i cavatelli. Cavatelli pugliesi con col pomodoro, molto semplice. Pomodoro, cipolla e olive. Quindi una ricetta molto semplice, veloce, da fare così a mezzogiorno in velocità. Quindi, la cosa è semplicissima. Ecco, ho buttato via l'acqua prima, che era quella che avevo appena pesato. Mescoliamo le due farine e l'acqua la vado a prendere subito alla fonte. Aspettatemi qua. Prima l'avevo pesata, vedo che questa acqua qua l'ho buttata via, era quella da pastare. Molto bene. Facciamo la nostra fontana sempre con le farine, così si vede bene, sì. Così. Poi andiamo a mettere l'acqua e andiamo a impastare. L'acqua anche tiepida, va benissimo. Io qua ne metto un po' alla volta perché l'avevo pesata, poi ho fatto la furbatona di buttarla. Ecco qua, sì, va benissimo. Impastiamo come tutti gli impasti, Adesso qua è proprio pochina. E fontana, poi si mette il liquido al centro e andiamo ad impastare con la mano. Impastiamo sempre così con le palmo della mano. Portiamo il peso, il nostro peso sopra l'impasto, così si schiaccia meglio. Poi, come tutte le paste, l'andremo a mettere nel cellophane e la facciamo riposare. Ecco, abbiamo il cellophane qua. Due giri e la andiamo a mettere in frigorifero e lei riposerà. Come facciamo con le normali paste, no? Sennò è troppo nervosa per essere lavorata. Nel mentre, io l'avevo già fatta oggi, è già riposata, e vi faccio vedere come si fanno. Procedimento semplicissimo, quindi andiamo a ricavare dei cilindretti. Così. Diciamo che lo spessore è intorno a, ma direi, il centimetro, il diametro del nostro cilindretto. Poi, una volta che l'abbiamo fatto, lo andiamo a tagliare a pezzetti. Vedete? Tagliare dei tronchettini di 2-3 centimetri, così. Poi con due dita farli strascinati, quindi strascinati, strascinare. E questo è il risultato. E dentro si crea questo incavo che non so se vi si vede, si crea questo incavo che aiuterà un po' anche a riempirsi di salsa quando lo mangiate, è molto gustoso. Allora, per la salsa abbiamo bisogno, molto semplice, quindi l'aglio privato della sua anima in modo che sia più digeribile, una cipolla, polpa di pomodoro, olive taggiasche, parmigiano e basilico. Quindi tagliamo la cipolla, trucchetto per tagliare la cipolla, gli lasciate la parte delle radici, insomma, non tagliate via tutto, e poi andate così a tagliare, e poi la tagliamo longitudinalmente così. E poi così, e abbiamo già la cipolla tritata e non dobbiamo neanche piangere tanto, giusto un po'. Ecco qua, la cipolla è pronta, vedete? Adesso mi sposto nella zona fornello in modo che possiamo cucinare la nostra salsa. Al fuoco, prima di tutto, è molto importante.
Poi l'aglio potete usare benissimo, se volete, lo schiacciaglio. Io è un aggeggio che mi trovo bene, velocissimo. Andiamo ad aggiungere prima un po' di olio. Olio extravergine italiano, mi raccomando. Poi schiacciamo l'aglio. Track. Facciamo dare l'aglio e la cipolla che vado ad aggiungere, eh? Così. Allora, adesso questa padella qua ci vuole un po' a scaldare, perché è una padella un po', cioè non un po', è una padella professionale, un po' spessa, e ci vuole un pochino a scaldarsi. Intanto accendiamo l'acqua della pasta ed andiamo a salarla. Allora, di solito per un litro di acqua ci vuole 7 grammi di sale. Ci mettiamo il nostro sale. Sentite che la cipolla sta già cantando. La cipolla qua non fa piangere prima, ma fa piangere dopo, è effetto ritardato. Quindi, abbiamo detto, la cipolla sta andando, la facciamo appassire bene, perché deve dare un bel sapore, no? E andiamo ad aggiungere il nostro pomodoro a pezzi. Poi un po' di pepe nero. Se volete potete usare anche il peperoncino. Qui a casa mia è un po' bandito, perché tra mia moglie e i miei figli il peperoncino non lo voglio vedere. Però ci sta molto bene il peperoncino. Il peperoncino, poi se non volete proprio il piccante, volete proprio il sapore del peperoncino solo, cioè, viene sempre leggermente piccante, però un po' meno. Praticamente aprite il peperoncino, togliete i semi e la parte bianca e andate a usare solo la polpa, diciamo. Risulterà piccante, ma molto meno. Quindi andiamo ad aggiungere le nostre olive. Perfetto. E poi andrei anche a buttare la pasta, perché questa pasta qua ha bisogno di qualche minuto in più. È una pasta abbastanza, c'è una texture, come dicono quelli moderni, c'è una texture molto, molto texturosa. Quindi noi la buttiamo. Ci sono varie tipologie di farine, c'è quella integrale, tipo 1, tipo 2. Se volete anche variare la farina, giocare un po', tanto adesso di tempo ne abbiamo di giocare, che è anche troppo. E quindi possiamo usare varie tipologie di farina e provare a fare anche diverse tipologie di pasta. Assaggiamo, come fa lo chef a assaggiare la pasta se è cotta? Così. Solo qualche minutino e ci siamo. Allora, pasta cotta, la andiamo a scolare. Quindi vedete, la lasciamo anche cucinare qualche minuto in più dentro il pomodoro, che si insaporisce. Il profumo è molto buono, non so se si sente di lì, ma vedete, qua è pronto. Ci mettiamo un po' di formaggio, dopo qua, come formaggio a me piace molto la ricotta salata. Qua siamo a Parma, parmigiano, lo mettono anche nel caffè la mattina, o se no ricotta salata, pecorino, va benissimo, un pochino più saporito, un po' più... Poi diciamo che abbiamo fatto un bel piatto abbondante, così poi lo possiamo finire, se vogliamo fare i sofisticati, con una cimetta di basilico e magari un giro d'olio crudo. Grazie mille e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!